nella Sicilia, purtroppo è in compagnia dei nostri 12 sindaci che sono stati commissariati. C'è l'amministrazione comunale di Sortino, il sindaco Bucchieri di Sortino, il vice sindaco di Noto, Michelangelo Gianziracusa di Ferla, il sindaco di Vittoria, l'amministrazione comunale appunto, Pietro Mangiafico, il sindaco di Solarino, Castania, il dottore Castania, il sindaco di Francofonte, e poi abbiamo il sindaco di Cassaro, Pisasale, il sindaco Amenta, Paola Amenta di Canicattini, il sindaco di Carlentini, Pippo Basso, il sindaco Gian Siracusa di Buscemi, il sindaco Scibetta di Palazzolo e ovviamente il sindaco Mangiameli di Lentini, il sindaco Carruba di Augusta, il sindaco Savarino di Rosolini e il sindaco Sorbello di Melilli, che da primo ha... E il sindaco Amenta, l'ho citato, il sindaco Barbagallo di Avola, entrate, raccoglietevi sull'altra parte della piazza. Guardate, 2000 persone della provincia di Siracusa e tanti altri comitati che sono venuti da Enna, da Caltanissetta, da Messina, da Ragusa, che hanno voluto dare una larga partecipazione a questa iniziativa. Io c'è anche Paolo, dove sei? Paolo Cassetti, dove sei? Paolo Cassetti è il promotore, vieni Paolo, sali Paolo, vieni qua, è il promotore il segretario operativo del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua e lui rappresenta, diciamo così, rappresenta in maniera non perfettamente corrispondente, il movimento che lui rappresenta non è rappresentato da lui in quanto persona, ma è un movimento assolutamente orizzontale. Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua nasce nel 2007 come l'unione di tutti i comitati territoriali, come il vostro, come i vostri nei vostri territori. Bene, lui è quello, insieme ad altri amici e compagni del Forum Italiano, che hanno redatto i quesiti referendari, che hanno avuto la straordinaria partecipazione di, come sappiamo noi, 27 milioni di cittadini, ben 200.000 cittadini della nostra provincia, ma oltre 2 milioni e 200 cittadini siciliani. E poi entrate, mettetevi dall'altra parte. Il comune di Noto, il vice sindaco l'ho citato. Ah, il sindaco di Petralia Sottana, certo. Il sindaco di Petralia Sottana. Antonella. Luca Nivarra dov'è? C'è anche il professor Luca Nivarra, che è relatore, ecco qua, vieni Luca. Il sindaco di Bucchieri, Pavano, mi hanno detto che qua. Luca Nivarra è un costituzionalista, insomma, del gruppo Rodotà, è il consulente, vieni Luca, mettiti da questa parte. È il giurista che ci sta aiutando a definire nei dettagli la proposta di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali che abbiamo realizzato nella nostra Sicilia. Dovete sapere che oltre 40.000 cittadini della Sicilia e oltre 140 consigli comunali hanno deliberato a favore della proposta di legge di iniziativa popolare, di iniziativa appunto dei consigli comunali. Il testo è alla sottocommissione ambiente dell'ARS e il professor Luca Nivarra ci sta aiutando per realizzare un testo compatibile con la normativa europea e con il nostro ordinamento e che invece ripubblicizzi e che ovviamente ripubblicizzi il sistema idrico integrato in Sicilia, riconsegna ai cittadini una gestione pubblica e partecipativa, venga prevista una tariffazione appunto equa e solidale, dove 50 litri cada uno al giorno sono un diritto inalienabile di appunto tutti i cittadini, dove la tariffa sia prevista secondo gli indicatori ESEE, secondo il risparmio che si fa, secondo il carico familiare, eccetera. Poi ci dirà Luca, ci sono tante cose da dire. Sindaco Taccone del comune di Portopalo, Paolo dov'è? Paolo Zappulla, non mi sfuggire Paolo, Paolo sali, ciao Enzo, Paolo dove sei?
Paolo Vieni, Paolo Zappulla, segretario generale della CGIL di Siracusa. Adesso io so che è tardi, dobbiamo essere veloci e concreti, quindi abbiamo il dovere di prima dare la parola ai nostri sindaci velocissimamente, io gli gestirò anche il tempo, comincia Paola Menta, in cui ci dice perché il servizio idrico integrato e soprattutto i sindaci che non hanno voluto consegnare le reti, che sono ben 12, si sono visti commissariati da un provvedimento della Regione Sicilia. Bene, a questo loro hanno fatto ricorso e quindi l'iter giudiziario sta andando avanti da una parte e dall'altra i cittadini sono chiamati al coinvolgimento. Io voglio dire una cosa molto precisa prima di dare la parola a loro: questi signori con la fascia tricolore, indipendentemente dal loro colore politico, dalla loro provenienza, dalle loro appartenenze, dei propri diciamo, valori, ideali, che in parte diciamo sì sono diversi ma sostanzialmente sono simili, hanno bisogno del sostegno dei propri cittadini, perché rischiano in prima persona su questa partita. Ancora oggi, stamattina, purtroppo un articolo sulla stampa getta fango su un'iniziativa straordinaria di partecipazione e di democrazia. Io voglio sapere che colpa ha questa provincia di meritarsi una stampa così piegata alla volontà di alcuni e non rispondente invece alla volontà dei rappresentanti dei cittadini e soprattutto dei cittadini. Paolo, piglia il microfono. Ti do... Mi dai... Sindaco di Canicattini Bagni. Buongiorno a tutti. Non è bastato il referendum per l'acqua pubblica, la stragrande maggioranza dei cittadini italiani ha votato e ha detto che vuole riportare e ripubblicizzare l'acqua, non è bastato. È mai possibile che in provincia di Siracusa bisogna scendere sempre in piazza per rivendicare i diritti di una cittadinanza che aveva sposato una norma nazionale, sposandola perfettamente per quello che voleva raggiungere la legge Galli che parlava di un sistema idrico integrato che creasse le precondizioni allo sviluppo di questa città. Quando nel lontano 2005 ci siamo seduti attorno al tavolo perché la legge obbligava a calare sul territorio siracusano questa norma, ci eravamo detti che forse probabilmente la gestione pubblica non funzionava in questo servizio e allora era giusto mettere a disposizione la gestione del sistema idrico integrato ai privati perché si potesse finalmente avere in provincia di Siracusa una condizione di civiltà. E il dato era sconfortante perché su 21 comuni siracusani, molti dei quali, quasi il 60-70%, non aveva depuratori. Come potevamo immaginarci uno sviluppo sul turismo in provincia di Siracusa senza depuratori o quei comuni che avevano i depuratori non erano funzionali? Per cui all'epoca ci siamo piegati, uno per l'applicazione di una norma nazionale sul territorio, due perché c'erano le condizioni per cui degli investimenti dovevano rendere civile e migliorare la qualità della vita. E all'epoca fu fatto un bando, cari concittadini, cari amici miei, come al solito la storia si ripete. Quando fu della zona industriale qualcuno del nord è venuto, ha creato le condizioni, i presupposti, ha saccheggiato la provincia di Siracusa, promettendo chiaramente lavoro, certamente lavoro, lavorando sulle questioni e sui bisogni dei cittadini, utilizzando un cavallo di Troia che all'epoca si chiamava in un modo, questa volta si chiamava Sogeas, facendo una società perfettamente ad arte per arrivare alla gestione di questo meccanismo. E vi chiedo di riflettere su una questione: perché siamo qua e siamo di fronte a confrontarci? Perché i sindaci sentono la necessità e il bisogno di consegnare all'opinione pubblica la battaglia, di consegnarla in maniera chiara e trasparente, convinti come siamo che consapevolmente stiamo facendo una battaglia non illegale come dice qualche giornale, ma una battaglia sui diritti civili dei cittadini, per cui calandoci sulla realtà abbiamo semplicemente detto: vediamo come siamo combinati. È una certa società, la Sogesid di Roma, che vi dirà qualcosa, perché è legata ancora oggi al Ministero dell'Ambiente per fare gli studi, prima sul sistema idrico integrato, adesso sul rigassificatore di Priolo. All'epoca la Sogesid fece un lavoro eccezionale, da Roma praticamente
partì una pianificazione territoriale escludendo praticamente, non prendendo in considerazione il fatto che la città di Siracusa, che il sistema idrico integrato doveva essere verificato. Questo fu trasformato in un bando, fu realizzato un piano d'ambito, perché il piano d'ambito nei 30 anni doveva realizzare rete idriche, fognature, acquedotti per creare condizioni di qualità. Fu fatto un bando, il bando fu aggiudicato, come tutti sapete, ad una sola società, due volte, tre volte, alla fine abbiamo con una trattativa privata appaltato un appalto di 1.000 miliardi delle vecchie lire, 500 milioni di euro, ritenendo che quello fosse illegittimo, grazie alla lungimiranza di un nostro collega, il sindaco Pippo Sorbello, che ha attaccato praticamente e che ha fatto ricorso a quell'affidamento, a quell'assegnazione. Oggi il CGA, non Paola Mento e i sindaci della provincia di Siracusa, il CGA ha detto che quel bando era illegittimo perché furono cambiate in corso d'opera le condizioni per cui poteva partecipare altre società e quindi riteneva illegittimo anche l'affidamento. La società che gestisce il sistema idrico integrato ha detto: noi non lasciamo, perché il CGA non ha detto che il contratto è nullo. Noi abbiamo, ancora una volta, ci siamo costituiti e abbiamo chiesto il giudizio d'ottemperanza alla CGA per dirci che il contratto è nullo. Ma in attesa di queste vicende, è mai possibile siglare un contratto con soggetti privati e poi essere schiaffeggiati e capire perfettamente che non vengono rispettati i patti? Dovevi fare un investimento di 500 milioni di euro e doveva produrre un contratto di finanziamento, attenzione, non una fideiussione bancaria, un contratto di finanziamento, cioè una società che anticipasse i soldi, realizzasse le opere, dai depuratori, dalle reti, dalle fognature, per poi riprendersi i soldi con la tariffa. All'interno della tariffa era considerato il piano degli investimenti, il mutuo, gli interessi che dovevano essere pagati alla società per fare gli investimenti, e guardate un po', era previsto l'utile d'impresa. Tutto questo non è stato rispettato. Quel contratto fu firmato con una clausola ben precisa, si era detto: entro 4 mesi o consegni o porti il contratto di finanziamento a garanzia della realizzazione di questo grande progetto, o noi riteniamo la rescissione del contratto applicando l'articolo 7. Questo non è stato possibile e vi spiego perché velocissimamente. Abbiamo consegnato come assemblea al Consiglio d'amministrazione dei documenti che parlavano di inadempienze contrattuali chiare, evidenti, perpetrate verso la cittadinanza. Il Consiglio d'amministrazione, espressione della politica siracusana, ha ritenuto disertare quei consigli d'amministrazione, pur avvalorati da sentenze, da pareri legali che ritenevano che c'erano tutte le condizioni per rescindere il contratto e quindi consegnare ad altri il giudizio per poter dire che quel contratto non poteva andare. Non è stato mai prodotto il contratto di finanziamento per garantire il funzionamento del sistema e la realizzazione del piano d'ambito. Non è mai stato fatto il fondo di solidarietà a tutela dei cittadini meno abbienti. Avete visto le sceneggiate di Floridia, che hanno continuato a tagliare, a estrapolare il contatore dell'acqua a cittadini che non potevano pagare. Le condizioni erano quelle di dire: c'è solidarietà nel principio della legge e allora dobbiamo creare le condizioni per cui chi non può pagare l'acqua almeno debba avere garantito il minimo per poter evitare problemi igienico-sanitari. Non sono state mai fatte le long list delle imprese nei territori, non c'è stata mai fatta concertazione per l'assunzione del personale, ma bensì il personale, sapete tutti come è stato assunto, terrorizzando i dipendenti. La SOGES aveva prima della 6-8 già 80 dipendenti, adesso la 6-8 ha quasi più della metà della provincia in gestione e ha 120 dipendenti, terrorizzando giorno dopo giorno. E allora non voglio allungare, perché questo discorso poi sapete tutti la storia dei commissariamenti. Siamo stati commissariati nel consiglio d'amministrazione, la politica ha commissariato l'assemblea dei sindaci, ha commissariato, guardate, il 23% delle quote della provincia regionale e alla fine ha commissariato i sindaci. Quindi tutto il territorio di Siracusa è commissariato e si deve piegare alla logica di una gestione privata che fa gli interessi solo delle caste. Le caste non sono a Roma, ma sono anche qui a Siracusa, per cui uniti nel percorso a tutto quello che sta accadendo al comitato referendario per dare spazio e spunto a questa norma, a questa legge di iniziativa popolare che parla di una gestione più umana.
romana, di una gestione che parli di solidarietà pubblica e partecipata. I sindaci si uniscono in questa battaglia e adesso non possiamo più restare da soli, ma dobbiamo avere accanto l'opinione pubblica, dobbiamo avere accanto. Stamattina un vergognoso, e lo devo chiarire e chiudo, un vergognoso articolo della Sicilia parla del sindaco di Canicattini che ha fatto perdere un finanziamento del contributo, mentendo spudoratamente, perché devono per forza di cose bloccare l'operazione di ripubblicizzare l'acqua, perché se ne devono andare. Il territorio siracusano non merita queste condizioni, per cui chiediamo fortemente ai fondi strutturali, al presidente della regione, e lo dico pubblicamente, 14 sindaci hanno firmato un documento chiedendo a Raffaele Lombardo di incontrarlo per fermare questo commissariamento di gente che onestamente vuole portare avanti le sue battaglie. Non abbiamo avuto risposta, per cui non merita il territorio siracusano questa operazione, per cui siamo qui per manifestare e per dire basta a queste condizioni. Grazie Paolo. L'attacco di stamattina, a questo mi riferivo poco fa quando questo territorio merita una stampa con la schiena dritta. E la battaglia di cui parla Paolo riguarda anche i sindaci che hanno già consegnato. Abbiamo Tarino Pavano, il sindaco di Buccheri, che è uno dei primi che è stato costretto a consegnare, perché voglio chiarire un aspetto velocissimamente: il piano d'ambito prevedeva una scadenza temporale cronologica con cui purtroppo i primi sindaci si sono trovati immischiati in questa situazione, non conoscevano le cose in cui si andava incontro. Oggi noi li stiamo recuperando perché dal loro territorio nascono problemi concreti e ce li rappresenterà velocemente Tanino Pavano di Buccheri. Buongiorno a tutti. Io sono stato uno dei primi sindaci che è stato costretto a cedere gli impianti. Dico costretto perché molti dei miei colleghi si ricordano, eravamo rimasti 4, 5, forse 6 sindaci che non volevamo, in contrapposizione a quello che prevedeva la legge, cedere i nostri impianti. Siamo stati costretti perché eravamo quasi tutti con rischio di commissariamento. Sono stato costretto e quindi ho dovuto cedere assieme ad altri due comuni per primo gli impianti idrici, e vi assicuro che è stata una disgrazia. Sapete perché? Tutto quello che hanno promesso, gli investimenti, i piani di conoscenza, neanche uno è stato attuato. L'unica cosa che hanno realizzato è l'aumento delle tariffe e la minaccia ogni giorno di tagliarci l'acqua. Questo è la privatizzazione. E quindi io sono qua a solidare assieme agli altri colleghi per portare avanti una battaglia di civiltà, che è quello di riprenderci quello che è nostro, quello che non può essere ceduto, il diritto ad avere l'acqua a casa e che sia, che torni a noi l'acqua, ai cittadini di questa provincia. Grazie Tanino, vuoi aggiungere qualcosa? Voglio dire un'ultima cosa, che io chiedo al presidente Lombardo che la solerzia che ha avuto nel commissariarci ce l'abbia soprattutto nell'intervenire contro la disoccupazione che versa questa provincia. E allora sarà il presidente di tutti e non soltanto di alcuni. Grazie Tanino, grazie. E la battaglia referendaria sta sopra tutta questa faccenda, non ce lo dimentichiamo, perché la partecipazione e la democrazia sono al centro di queste istanze. Non è solo un problema del territorio della provincia, ma anche regionale e nazionale. Non a caso abbiamo la nostra proposta di legge di iniziativa popolare regionale, abbiamo il comitato referendario nazionale che anch'esso ha una proposta di legge. Antonino Barbagallo, vieni. Antonino ci parla di questo aspetto, diciamo così, un po' della democrazia. Sì, grazie. Sindaco di Avola, Antonino Barbagallo. Allora, grazie a tutti voi intanto per essere qua in questa giornata, grazie alle organizzazioni sindacali, alla CGIL così in massa oggi con noi, alla UGL, grazie al Forum dell'Acqua Pubblica, grazie ai sindaci che sono arrivati da altre parti, da fuori provincia. Un aspetto particolare volevo toccare in 5 minuti, perché sono 5 minuti. E poco fa ha detto Paolo che c'è stato un problema al CGA di legittimità della SAI 8 a vincere quell'appalto, ma c'è un secondo aspetto che dobbiamo attenzionare, che era quello che l'assemblea dei sindaci della provincia di Siracusa aveva iniziato una strada, un percorso per lo scioglimento con la SAI 8 per inadempienza contrattuale.
Quando questo avviene, quando l'Assemblea nella sua interezza imbocca questa strada per lo scioglimento in realtà del rapporto con la 6-8 per inadempienza, improvvisamente arriva il primo commissariamento, il commissariamento del Consiglio di Amministrazione, e ancora qui ci possiamo discutere e parlare del perché. Quando si rendono conto dopo 15 giorni che con quel commissariamento non erano in grado di bloccare il meccanismo, arriva un secondo commissariamento, viene commissariata la presidenza dell'Assemblea dei Sindaci e cominciamo a preoccuparci. Ma non finisce qua, perché quando si va alla prima assemblea, rendendosi ancora conto di non avere i numeri all'interno dell'assemblea per poter gestire l'assemblea, chiedono il commissariamento della quota della provincia di Siracusa e la ottengono nella stessa giornata, terzo commissariamento. Comincio a preoccuparmi, scusate, cioè in una società democratica come la nostra una sola persona accumula nelle sue mani tre commissariamenti, questo comincia a preoccuparmi. Ma non finisce, perché quando si rendono conto che il meccanismo ancora non è completo, chiede il commissariamento dei comuni che non vogliono consegnare e ottiene il commissariamento dei comuni che non vogliono consegnare gli impianti. Non finisce ancora, ha avuto la capacità questo commissario di chiedere anche il commissariamento dei sindaci e non gli è stato dato. Allora scusate, al di fuori del fatto che io sono un sindaco e rappresento una comunità di 33.000 abitanti, sono anche un cittadino e come cittadino mi preoccupo che la dignità di 400.000 abitanti di questa provincia viene calpestata. Questo è grave, c'è qualcosa di inquietante in tutta questa azione, è un'azione programmata che ha alle spalle qualcuno e qualcosa con interesse. E allora cittadini, oggi l'importanza di questa giornata è quella proprio di dire che non è possibile che si calpestino 400.000 abitanti, la nostra provincia chiede il rispetto, le istituzioni devono rappresentare liberamente i cittadini e non si può mandare un commissario per espropriare i cittadini. Questo è quello che noi dobbiamo attenzionare, questo è quello che di grave avviene in questa provincia. Grazie Antonio, grazie. Il problema della democrazia è un problema che è un tutt'uno con queste storie, con le nostre battaglie. L'amministrazione di Biancavilla e tutta l'amministrazione, diciamo tutti i comuni della provincia di Catania, diciamo che sono vicini. Adesso parla basso del comune di Carlentini. Buongiorno a tutti voi, un vivo ringraziamento da parte nostra per questa straordinaria partecipazione e la vostra presenza è motivo di solidarietà per questa grande battaglia e difficile battaglia che stiamo conducendo. Il comune di Carlentini, che io rappresento insieme ad altri comuni, è uno dei comuni che ha resistito e resiste all'esproprio, io come lo definisco in questo modo, che si vuole tentare di fare a danno di tutti i nostri concittadini in ordine alla gestione del servizio idrico integrato. Quindi siamo qui in questa piazza a manifestare con forza il nostro dissenso avverso una vicenda che è quella del lato di Siracusa, una vicenda di gestione scriteriata che viene portata avanti da certa parte politica e oggi anche dal commissario che purtroppo la regione siciliana ha insediato in sostituzione del presidente della provincia. In questi giorni, cari concittadini, siamo stati oggetto, i sindaci, di pressione, di forzatura. C'è stato il tentativo da parte del governo regionale, del presidente della regione, di commissariarci. Ci siamo difesi in tutte le sedi e continuiamo a farlo perché siamo convinti della bontà dell'iniziativa che stiamo portando avanti. Bene, certa stampa ci ha definito e certa parte politica, siamo tra virgolette i sindaci, alcuni, i 12, 11 che resistiamo a questo tipo di atteggiamento, siamo i sindaci ribelli, ci hanno definito disobbedienti. Bene, se essere ribelli e disobbedienti è quello di essere per la gente, a fare gli interessi della gente affinché ritorni su questa vicenda la legalità che si è smarrita, noi siamo con la gente e va bene, accettiamo
l'appellativo di essere disobbedienti e ribelli. Bene, questa è la nostra battaglia, perché è una vicenda così particolare che non sto qui, alcuni amici ci hanno provato a farvi comprendere, ha veramente dell'incredibile. La politica è una svolta, o essere con la gente a servire i nostri concittadini o cercare a fare gli interessi di alcune parti dei poteri forti e di interessi particolari. E qui mi voglio fermare. Grazie. Però abbiamo anche la coscienza di capire e di comprendere, in questo io ringrazio la CGIL, i sindaci, i comitati che sono nati, che insieme a noi e tutti insieme cercare di portare questa battaglia, perché la battaglia è quella di ritornare dentro lato, perché noi siamo convinti che dobbiamo farlo, cari colleghi sindaci, ma in quella sede a difendere quello che è stato il 12 giugno, come si diceva poco fa, il referendum che la stragrande maggioranza di tutti i cittadini con un voto pubblicitario ha dichiarato che questo bene è un bene pubblico, e quindi abbiamo il dovere di difenderlo in quelle sede. Questa è la nostra battaglia e questo è quello a cui ci impegniamo a fare nei confronti di tutti voi. Grazie. Un fiume in piena, giustamente un fiume in piena. Non sarà facile tirargli fuori, strappargli le reti. Il sindaco Pippo Sorbello, che ovviamente ha un po' simbolicamente avviato questa battaglia. Pippo. Cari cittadini tutti, un ringraziamento di vero cuore a tutti i presenti in questa pubblica piazza per dimostrare l'impegno, l'abnegazione contro questi atti di arroganza, di prepotenza e di prevaricazione degli enti pubblici. Un'arroganza, una prepotenza, una prevaricazione che è fatta a livello regionale per calarla in una provincia che ancora ritengono di essere la provincia babba di questa regione siciliana. E noi dimostreremo che questa provincia è una provincia iperintelligente, iperfurba e iperlavorativa per raggiungere l'obiettivo di contrastare il business dell'acqua pubblica in questa provincia. Il business di poche persone che hanno condotto campagna elettorale da baroni, il business di poche persone che hanno, e vedete, e qui mi riferisco alla stampa, lo vedremo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, vedremo dalle assunzioni che si sono state fatte negli ultimi 2-3 anni, se rispondono a quella logica dell'assunzione entro il quarto grado da parte di qualche giornalista di questa provincia o da parte di qualche politico di questa provincia, con assunzione di figli, parenti, nipoti e fratelli, nel rispetto legittimo del quarto grado. Inversamente, la legge dice entro il quarto grado non si può fare, loro l'hanno fatto proprio rasentando la norma. E allora vedete, un ringraziamento particolare deve andare a questi movimenti che ci hanno spinto, che ci hanno supportato in questa battaglia. Il forum nazionale, il forum regionale, il forum provinciale e tutti quei comitati contro il destino dell'acqua pubblica, che si sono composti e hanno fatto una battaglia legale in tutte le realtà locali, in tutto il territorio di questa provincia. Un grazie di vero cuore a tutte queste persone che si sono impegnate, e un grazie va anche al sacrificio di tutti quei colleghi che gli hanno imposto, colleghi sindaci, che hanno avuto imposto la consegna dei servizi, di tutte le strutture legate al servizio idrico, e che ci hanno fatto riflettere a distanza di un anno, perché sono ricominciate ad arrivare bollette quintuplicate rispetto alla tassa che c'era precedentemente, e ci hanno fatto riflettere su quello che voleva, sull'azione che si voleva consumare in questa provincia, e cioè dire quello di intascare quanto più soldi possibile e andare via, perché in questa provincia noi continueremo magari a non avere gli impianti di depurazione, ma non consentiremo il saccheggio di un servizio e il salasso dei cittadini decuplicando il costo dell'acqua.
Siano tranquilli che su questa battaglia non ci arrenderemo, ci dovranno spezzare la schiena, ma non ci chineremo al politico di turno. Grazie dottor. Invece noi diciamo ad e finisco questa mia battaglia. Vi ringrazio anche il mondo sindacale. Vedete, il mondo sindacale in questo momento svolge un ruolo importantissimo, perché voi, come ben sapete, in questa provincia c'era una realtà che era produttiva, che aveva i bilanci a posto, che tutto andava bene, nella realtà della Sogeas, che è stata saccheggiata per mistificare le finalità di questo servizio. Allora la battaglia del mondo sindacale noi la apprezziamo e insieme, sotto braccio, faremo questa battaglia che va dai comitati civici a tutti i sindaci che in maniera trasversale sono presenti su questo palco, così come in maniera trasversale hanno affidato il servizio. La risposta è la trasversalità dei sindaci con un metodo di trasversalità per l'affidamento di una gara che è illegittima, e l'illegittimità sarà dichiarata nella prossima sentenza che darà il CCA di Palermo. Grazie a tutti e in bocca al lupo. I tribunali però non potranno mai fermare il movimento dei cittadini, perché loro rappresentano istanze legittimamente dal loro punto di vista, ma la vera forza ce l'abbiamo noi se stiamo uniti. Un saluto dal sindaco di Mazzarino, Vincenzo D'Asaro. Vincenzo D'Asaro. Paolo. Io tenterò di dire quello che i miei colleghi hanno già detto, tenterò di non dirlo. Vedete, la verità, a mio modo di vedere, prima di tutto porto il saluto mio e di tutti i 22 sindaci della provincia di Caltanissetta che sono vicino a voi, anche perché il vostro problema è anche il nostro problema, perché vedete, in Sicilia ci sono 390 sindaci che la politica ha deciso di sacrificare, siamo i veri agnelli sacrificali della politica siciliana, questa è la verità. E gli ATO si sono rivelati due veri carrozzoni, sia quello idrico che quello rifiuti. Perché non ci fanno fare la differenziata in Sicilia? Perché? Lo sapete? Io lo so, ma non lo dico la verità. Con l'acqua che dobbiamo fare? Dobbiamo unirci tutti, dobbiamo fare per ogni provincia, a mio modo di vedere, un'iniziativa popolare, poi unirci e andare tutti a Palermo, diversamente non ce la faremo a mandare via l'ente gestore privato, non ce la faremo, perché sono così corazzati, sono fatti dei contratti così blindati che non ce la faremo, ci soffocheranno. Vogliono che arriviamo col sedere per terra, ci stiamo quasi per arrivare, ma non prevedono che ci sarà la vera rivoluzione culturale, a mio modo di vedere, che riporterà tutti di nuovo in sella, ma dobbiamo essere uniti, diversamente moriremo, scompariremo, come hanno fatto a Mazzarino 2 anni fa, chiudendomi l'ospedale, facendo morire un giovane di 23 anni per una ferita lacero contusa. Io l'ho definita un omicidio di Stato che ancora non si sa chi pagherà. Grazie. Grazie, grazie. Io ringrazio tantissimo i sindaci che hanno deciso di non parlare, perché ovviamente sono tutti quelli che ho nominato poco fa, ai quali io devo dire solamente un grazie straordinario. Paolo, prova a dare a cucire tutto. Paolo Zappulla, segretario della CGIL di Siracusa. Grazie a tutti per la presenza. Io devo ringraziare non solo i sindaci, ma anche il collega Galioto dell'UGL che mi ha delegato a intervenire a nome delle forze sindacali. Brevemente voglio dire un paio di cose molto semplici. Ho raccolto l'appello lanciato dai sindaci, non ultimo Pippo Sorbello, che
sollecitava un andare avanti assieme a braccetto con il mondo sindacale. Bene, io voglio dire e ho già risposto a questo appello come CGIL, come Movimento dei Lavoratori, aderendo e partecipando sin dal primo momento a questa iniziativa dei 12 sindaci. Io voglio dire ai sindaci che noi ci siamo e siamo al loro fianco e a fianco dei cittadini di questa provincia che rivendicano un legittimo diritto. Ma avendo ascoltato le cose che qui sono state dette da Sorbello e anche da altri sindaci, parlo di Sorbello perché è stato l'ultimo ad aver affrontato questo tema nei suoi linguaggi, nell'argomento che è stato utilizzato, io riflettevo e vorrei che la piazza riflettesse anche su questo. Ci troviamo probabilmente di fronte a un grande straordinario cambiamento anche in questa provincia, se sindaci che hanno la storia politica e personale come Sorbello adesso usano linguaggi e argomentazioni che sono quelle che il mondo del lavoro, il mondo sindacale da sempre ha utilizzato. Bene Sorbello, bene i sindaci, se potremo andare avanti su questo terreno, che è il terreno del cambiamento e della denuncia del clientelismo che per anni ha imperato in questa provincia. Il sindacato c'era già, siamo contenti adesso che assieme a noi c'è anche il movimento dei sindaci trasversale, da qualunque parte provengono. Io voglio dire due cose molto semplici perché molto è stato detto. È giusto, è stato lo sfogo e il ragionamento che ha fatto Amenta in premessa e ringrazio i 12 sindaci di aver iniziato questa battaglia, ma questa piazza, queste presenze dal palco sono la naturale continuazione della battaglia referendaria. Questo è il primo messaggio che parte da questa piazza. Questa provincia ha votato per avere l'acqua pubblica attraverso il referendum. Con questa manifestazione lancia un messaggio forte e chiaro al governo lombardo, all'assemblea regionale, perché faccia la legge che ripubblicizza l'acqua. Questo è il primo e più grande obiettivo che noi ci poniamo, perché guardate, solo attraverso la nuova legge noi potremo dare risposta alle esigenze legittime dei cittadini che hanno diritto all'acqua potabile, a un buon servizio e a tariffe accettabili. Daremo risposta ai legittimi interessi dei lavoratori che sono minacciati giorno per giorno dalle imprese private che gestiscono il servizio. Già oggi centinaia e centinaia di lavoratori dell'indotto hanno perso lavoro, decine di imprese dell'indotto hanno chiuso i battenti per la politica che è stata portata avanti in questo territorio dal gestore privato. Noi abbiamo bisogno di dare una risposta forte e chiara anche alle esigenze dei lavoratori e di chi il lavoro lo cerca. Da questa piazza deve uscire un messaggio di unificazione della battaglia fra i sindaci, tutti i sindaci, quelli che hanno consegnato e quelli che non hanno consegnato la rete, del mondo del lavoro, dei cittadini. Questa battaglia si unifica solo in un'unica richiesta: no alla politica dei commissariamenti, sì a una nuova legge che riporta sotto il controllo pubblico l'acqua, perché è un bene pubblico e non può essere lasciato in mano ai privati. Grazie. Grazie Paolo. Grazie alla CGIL che è riuscita a tenere in piedi tutto. Io vi voglio presentare una persona, questa è Antonella Leto, questa è la persona che ha messo d'accordo tutto il territorio regionale, ha fatto deliberare 140 consigli comunali sullo stesso testo. Rubo l'affermazione a Giovanni Panepinto che qua è la Giovanna d'Arco dell'acqua pubblica in Sicilia ed è una mia amica. Giovanni, vuoi dire una cosa veloce? Non, Giovanni Panepinto è sindaco di Bivona, anche deputato, ma a capo del movimento del coordinamento degli enti locali per l'acqua pubblica. E insieme a Antonella hanno combinato tutto sto casino nella nostra regione. Solo due battute, purtroppo Siracusa è lontana e sono arrivato anche in ritardo, servono 3 ore e mezzo. Per arrivare, l'assemblea regionale, in particolare la sottocommissione,
dicevo, la sottocommissione legislativa sta lavorando e nei prossimi giorni con il comitato referendario per definire il testo che andrà in aula per essere approvato. Ed è in questo contesto, anche rispetto al referendum, paradossale che in questi giorni, come se arrivasse l'ordine dalla Repubblica di Salò, si commissariano i comuni del Siracusano, della provincia di Agrigento, del consorzio Tre Sorgenti. E la cosa assurda è che nel leggere le ragioni addirittura viene richiamata una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa che legittimava l'Agenzia Regionale sui rifiuti e sulle acque a commissariare. La verità è che ci sono tanti e grandi interessi che sono stati messi in gioco, in discussione. Oggi c'è l'ultimo tentativo di recuperare quanto più può essere recuperato, per cui la presenza di tanti sindaci, ma soprattutto di tanti cittadini, dimostra che non ci sono le condizioni per definire un processo di banditismo puro che è il commissariamento e che è lo scippare ai cittadini il diritto ad avere l'acqua pubblica, quei cittadini che si sono pronunciati il 12 e 13 giugno scorso. Noi presenteremo già da martedì un'interrogazione urgente per chiedere all'assessore Marino, che deve rispondere, perché non è solo un problema del Dipartimento alle acque, ma è un problema politico, e l'assessore regionale assieme a Lombardo devono dirci perché c'è un articolo 49 della finanziaria del 2010 che impone di verificare l'attuazione degli accordi contrattuali dei soggetti gestori, quanto hanno investito rispetto al contratto, e al tempo stesso che senso ha, dopo un referendum e dopo una volontà politica, continuare a commissariare. Per cui noi chiederemo a Lombardo e a Marino di venire a riferire a giorni in assemblea, in aula, per spiegarci le ragioni di questa assurdità dei commissariamenti. Detto questo, la battaglia continua sino a quando l'acqua diventi definitivamente bene pubblico nelle mani dei cittadini e degli enti locali. Grazie. Giovanni ci ha ricordato che c'è già uno strumento legislativo, che è l'articolo 49 della legge finanziaria regionale, che impone che laddove le gestioni non hanno effettivamente eseguito gli investimenti previsti, i contratti possono essere sciolti. Un saluto veloce al sindaco di Barrafranca, che purtroppo assomiglia a noi in una cosa sola, che è l'unico comune oltre il nostro territorio provinciale che è stato commissariato, che c'ha questa cosa. Invece questa i nostri fortuna. Sono 12. Ecco. Io, buongiorno a tutti, grazie a voi che mi avete invitato. La mia presenza qua testimonia che la provincia di Enna, è giusto saperlo, su 20 comuni, l'unico comune che ancora e non ho intenzione di farlo, cari colleghi, e soprattutto cari colleghi vostri, perché io oggi sono sindaco, ma domani sono che essere un semplice cittadino. Non è possibile che in provincia di Enna, su 20 comuni, 19 sono fanno parte del lato idrico, il comune di Barrafranca no. Tutti abbiamo parlato di leggi contro leggi. L'onorevole, che è un grandissimo uomo, oltre a un grande politico, le voglio far ricordare che c'è una illegittimità sui commissariamenti, perché il commissario lo deve fare gli enti locali. Il commissariamento dei comuni lo deve fare l'assessore. L'assessore agli enti locali, no Marino, l'assessore Tennici. Allora, da parte mia, io finisco perché hanno detto tantissimi i colleghi sindaci, però una cosa la voglio dire. Un esempio economico, io sono un dipendente regionale, fascia A, ex articolista, guadagno 1200 euro al mese e non mi vergogno. A Barrafranca, i miei cittadini, la mia famiglia composta da 6 persone paga 150 euro all'anno. Se nell'ipotesi che fin quando ci sarò io farò guerra a fuoco, la provincia di Enna, una famiglia come la mia deve pagare 850 euro all'anno. Questa è la realtà e questa è la vergogna. Grazie a tutti. Allora, vieni Antonio, presenta Luca e dici qualcosa su...
Allora, io voglio salutare il sindaco, il vice sindaco Illico di Eubea, che è qui presente, che rinuncia a parlare ma che porta il saluto dei comuni catanesi, il sindaco, il consigliere di Biancavilla, sempre della provincia di Catania, qui accanto a me, Vincenzo Cantarella, poi abbiamo il comune di Burgio che sta arrivando in questo momento. Voglio ricordare che noi abbiamo aperto la campagna referendaria regionale a Burgio con un ospite illustre, Anne Lestral, vice sindaco di Parigi, che ha ripubblicizzato l'acqua nella capitale francese. In Italia abbiamo ora Napoli che ha ripubblicizzato il servizio idrico. Questa dimostrazione che l'acqua pubblica è possibile, si può avere, sta nella normativa europea, e noi chiediamo semplicemente che venga applicata la legge. Do la parola al professor Luca Nivarra, che è uno dei giuristi che estensori dei quesiti referendari nazionali del gruppo Rodotà, e nostro consulente per il disegno di legge di iniziativa popolare. Grazie. Grazie a te. Grazie. Io sarò brevissimo, anzi ringrazio i sindaci che avrebbero avuto certamente più titolo di me per parlare in questa occasione, ma soltanto due considerazioni rapidissime. Ho capito, ma che ci posso fare più di questo? Avvicinati. La prima è questa. La storia che va dal momento in cui è partita la raccolta per le firme al momento in cui il 12 e il 13 giugno si è votato è una storia scandita da una, diciamo, dialettica continua, ininterrotta, tra legalità e illegalità. Non so quanti di voi lo ricordano, ma quando furono presentati i quesiti referendari, all'elaborazione dei quali anch'io ho contribuito, io insieme ad altri autorevoli colleghi, due ministri del governo Berlusconi, il ministro Tremonti e il ministro Ronchi, prima, diciamo, del doppio salto mortale carpiato, dichiararono coram populi che i tre quesiti sarebbero stati certamente dichiarati inammissibili dalla Corte Costituzionale, perché in contrasto con l'articolo 75 della Costituzione, perché in contrasto con il diritto comunitario. Era una menzogna di cui erano consapevoli, e la Corte Costituzionale li ha smentiti, tant'è vero che due quesiti su tre sono stati ammessi. Durante tutta la campagna referendaria ci è stato raccontato che mai e poi mai il quorum sarebbe stato raggiunto. Che bello, è stato raggiunto! E tutto l'arco dei partiti presenti in Parlamento e tutta la stampa di regime, anche quella, come dire, strumentalmente collocata all'opposizione, fece scendere su questi referendum un velo di silenzio. Ebbene, come tutti certamente ricorderete, il quorum è stato raggiunto e superato ampiamente. E questa è stata la seconda, diciamo, vittoria della legalità e della verità contro l'illegalità e contro la menzogna. Ma non è finita qui. Io qui vedo molte persone che hanno un'età che gli consente di ricordare due grandi appuntamenti referendari, quello sul divorzio e quello sull'aborto. Immaginate che cosa sarebbe successo in questo paese se all'indomani del referendum sul divorzio il Parlamento della Repubblica Italiana avesse emanato una legge che abrogasse la norma sul divorzio. Immaginate che cosa sarebbe successo in questo paese se all'indomani del referendum sull'interruzione volontaria della gravidanza la maggioranza del Parlamento della Repubblica Italiana avesse adottato una legge che abrogasse la disciplina che era stata suggellata dalla volontà popolare. Ebbene, cari amici, questa cosa bisogna saperla, perché se non si sa questo
non si sa che cosa sta succedendo in questo paese all'indomani dell'insediamento del governo Monti. In questo paese regna l'illegalità assoluta, perché il 25 luglio è andato in Gazzetta Ufficiale l'esito del referendum, il 3 agosto con l'approvazione della maggioranza e la finta opposizione dell'opposizione è stato adottato l'articolo 4 del cosiddetto maxi emendamento, che ha reintrodotto, come si dice con gergo tecnico, para la disciplina che era stata appena abrogata. In questo paese è in atto un attacco alla legalità e alla democrazia che nella storia della Repubblica non ha precedenti, e bisogna sapere e bisogna dire che questo accade con l'avallo autorevole delle massime cariche dello Stato, che per due volte hanno controfirmato provvedimenti che erano in palese contrasto con la volontà popolare. È una storia semplice, anche se terribile. Il referendum è un atto normativo, non può essere cancellato, lo dice una giurisprudenza costante della Corte Costituzionale. E quello che sta accadendo lì, nel segno della illegalità, della menzogna e del vulnus alla democrazia repubblicana, sta accadendo qui. È un'unica storia, c'è un unico filo. Combattere su quel fronte significa combattere su questo fronte, e combattere su questo fronte per dare attuazione alla sentenza, diciamo, del Consiglio di Stato è la stessa cosa che continuare a combattere su quel fronte. In questo quadro, e concludo, si inserisce, diciamo, il disegno di legge al quale stiamo lavorando. Sarebbe, che naturalmente, diciamo, è il frutto di un'elaborazione collettiva, di un'elaborazione democratica, diciamo, di una volontà che si viene formando e non viene imposta dall'altro. Dico soltanto questo e poi chiudo. Se la Sicilia riuscisse a lanciare un messaggio in controtendenza, questo sarebbe il segno, quindi, diciamo, della ripubblicizzazione e della democratizzazione della gestione, diciamo, della risorsa idrica, renderebbe un grande servizio non soltanto a se medesima, ma a un paese che in questo momento di legalità e di democrazia ha bisogno come mai ha avuto bisogno nel corso della sua storia. Luca, grazie. Ti posso abbracciare? Perché poi alla fine c'è tanta competenza, e la competenza, la conoscenza ci dà la possibilità di capire dove sta il giusto, dove sta il diritto, invece dove sta la menzogna. Ce l'ha spiegato benissimo. Chiude Paolo Cassetti, un attimo, chiude Paolo Cassetti, segretario operativo del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. Non è lui, è lui. Lui un minuto. Grazie. Cittadini, grazie a voi tutti, ai singoli, ai semplici cittadini, grazie ai sindaci, ai primi cittadini di questi comuni, ai primi cittadini che sono qui con noi e che hanno sposato la nostra causa. Grazie a tre deputati, tre soltanto della nostra deputazione, che hanno sposato la nostra causa, e faccio i loro nomi: Roberto De Benedictis, Enzo Vinciullo e Fabio Granata. È un ringraziamento assolutamente trasversale che devo loro. Sono stati i soli tre che fino a questo momento hanno recepito le pressioni che sono state fatte perché i nostri deputati prendessero parola. Loro hanno preso parola, hanno scritto e hanno presentato le interrogazioni parlamentari, ed è giusto e doveroso che io pubblicamente li ringrazi. Questa battaglia sarà vinta, ce la faremo. Sì, un segnale in controtendenza sarà dato questa volta dalla Sicilia, ce la dobbiamo fare a tutti i costi. Dobbiamo mettere insieme le nostre energie di singoli cittadini, il loro mandato e le loro energie di sindaci, e
dobbiamo coinvolgere anche i deputati che ci stanno. Per gli altri ci ricorderemo a suo tempo di quello che dovrà essere il trattamento. Ce la faremo, attenzione, nonostante certa stampa, ma vi prometto in questo momento, vi posso notificare in questo momento che presto avremo al nostro fianco di nuovo la Civetta, che riprenderà le sue pubblicazioni con il primo venerdì di dicembre, ed è un giornale che ha sempre sposato la causa dell'acqua pubblica. E ancora, sì, va bene, devo dare la parola a Paolo, va bene, ce la faremo nonostante certi personaggi che sono convinti che la legalità la possono amministrare loro come pensano, come ritengono opportuno nell'interesse delle di certe cricche. Non possono selezionare soltanto una norma e ignorare le altre, non possono scavalcare la legalità, non possono andare oltre il loro limite. Questi personaggi li metteremo da parte. Al presidente Lombardo dobbiamo ricordare tutti quanti, i sindaci e noi cittadini, che la legge di ripubblicizzazione deve essere emanata subito. Grazie, grazie Paolo. Paolo Carsetti, c'è il tremestiere Etneo, insomma, abbiamo tutti. I forum territoriali, Carlo di Enna, di Catania, da Messina, non c'è bisogno che cito, diciamo, tutti. Il forum siciliano dei movimenti per l'acqua è qui. Paolo Carsetti, segretario operativo del forum italiano dei movimenti per l'acqua, è promotore dei quesiti referendari numero 1 e numero 2. Sì, grazie dell'invito, grazie a voi di aver partecipato, un compito impegnativo concludere un comizio così importante e così appunto vissuto dalle persone così intensamente. Beh, io credo che con il 12 e il 13 giugno, una data che sarà assolutamente ricordata come importante nella storia del nostro paese, perché si chiude un'epoca iniziata ormai circa 20 anni fa, un'epoca che vedeva nel mercato e nella gestione privatistica dei servizi pubblici locali e dei beni comuni, diciamo, la panacea di ogni male. Dopo 20 anni di gestione in questo modo, quindi l'affidamento a privato, la mercificazione dell'acqua, beh, abbiamo scoperto che il mercato aveva solo la necessità e l'esigenza di lucrare sulla gestione di quel bene. Tant'è in molti territori italiani si è provato che cosa vuol dire la gestione privata. Qua a Siracusa avete provato sulla vostra pelle che cosa vuol dire la gestione privata. Vuol dire aumento delle bollette e diminuzione della qualità del servizio, perché gli investimenti poi non vengono fatti, perché i soldi finiscono nelle tasche di pochi. Beh, questo è garantito dal fatto che noi non possiamo rinunciare a consumare l'acqua. L'acqua è un bene vitale, chi vuole speculare su questo bene lo sa perfettamente che noi non possiamo rinunciarvi e quindi ha tutta la volontà di accaparrarsene la gestione. Ecco, il 12 e il 13 giugno si è detto con gran forza che questo non sarà più possibile da oggi in poi, non sarà più possibile che i privati in Italia si appropino dell'acqua, non sarà più possibile che facciano profitti garantiti per legge. È una cosa incredibile che si dica che il mercato e la concorrenza risolverà tutto, quando si garantisce poi per legge un profitto a prescindere dall'efficienza della gestione. Si è chiuso anche il 12 e il 13 giugno un'epoca che parlava di democrazia mediatica, il fatto che ci fossero poche persone che grazie ai loro, diciamo, beni potessero, diciamo, garantirsi una visibilità. Beh, il Movimento per l'Acqua ha saputo, diciamo, invertire la rotta da questo punto di vista. Non c'era, diciamo, un leader riconosciuto e riconoscibile, ognuno, diciamo, era leader nel proprio territorio, con la propria sensibilità ha potuto portare avanti questa battaglia. Questo ha rotto un meccanismo ormai consolidato da tempo, che ha assolutamente trasversale nella politica italiana, appunto una politica fatta di persone e non, diciamo, di principi. Noi abbiamo sicuramente inceppato questo meccanismo, ora
bisogna però attuare quelli che sono gli esiti referendari. Non è facile perché le lobby economico finanziarie non vogliono mollare la presa. Stiamo rompendo un bel giocattolo nelle mani di queste persone, però ci dobbiamo continuare ad impegnare perché la battaglia non è finita. Siracusa e l'impegno dei sindaci ci sta a dimostrare che appunto la battaglia deve continuare. Noi abbiamo promosso una manifestazione nazionale per il 26 novembre, quindi sabato prossimo a Roma. Invitiamo tutti a parteciparvi perché è importante dire che chi è andato a votare, chi ha portato al voto, che ha partecipato alla campagna referendaria non torna indietro, non molla e continua a lottare per l'acqua pubblica. Invitiamo anche i sindaci, come al solito tutte le manifestazioni del Movimento per l'Acqua come oggi sono aperte dai sindaci con la fascia tricolore e con i loro gonfaloni, quindi invitiamo anche loro, perché appunto come diceva benissimo Luca Nivarra c'è un vulnus democratico, c'è un attacco fortissimo alla democrazia in questo paese e ahimè anche il neogoverno che ha ricevuto da poco l'incarico sta a segnalare questo. Non è più la politica che detta i tempi e quello che deve essere fatto, ma sono i mercati che costantemente e quotidianamente indicano quello che la politica deve fare. Beh, bisogna invertire la rotta anche da questo punto di vista. L'impegno dei sindaci sta a significare anche questo, che le comunità locali possono riappropriarsi della gestione del bene acqua. Quindi avanti, venite a Roma, manifestiamo tutti perché l'esito referendario, quella straordinaria stagione, deve essere rispettato da tutti, anche dall'attuale governo in carica. Grazie a voi. Grazie Paolo. Allora, ha detto una cosa che non abbiamo detto ed è grave: il 26 di novembre, cioè dire sabato prossimo alle 14 a Piazza della Repubblica, c'è una delle più belle manifestazioni a cui io ho mai partecipato. Questa è ormai la seconda, la terza che facciamo, che è la manifestazione nazionale del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua. Andiamo tutti là, aiutiamo i compagni che sono là e che battagliano per il rispetto della nostra volontà popolare.